Benvenuti ai racconti della strega. In questo video rimaniamo nella nostra Italia, quella dei castelli, dei misteri e dei fantasmi. Buoni brividi! In Sicilia, regione brulicante di antico folklore, alcuni misteri sono legati ai suoi castelli. Catania in particolare è una città ricca di mistero. Si ritiene che ci siano diverse abitazioni infestate. Molte delle storie si basano su fatti storici realmente accaduti. Una di queste costruzioni è il Castello di Ursino. Il Castello Svevo di Catania, meglio conosciuto come Castello Ursino, fu costruito per volere dell'imperatore Federico II di Svevia nel XIII secolo. Venne edificato su una zona rocciosa a ridosso sul mare per difendere le mura dalle invasioni. Purtroppo il destino del castello non fu sempre essere dimora di castellani. All'inizio del Cinquecento fu trasformato in prigione, sede forzata di prigionieri politici, personaggi scomodi e criminali di un certo rango. Si narra che le condizioni di tenuta dei prigionieri fossero agghiaccianti e che in circa 2 secoli di funzione di prigione abbia rilasciato solo 14 prigionieri. Tutti gli altri non lasciarono mai da vivi le mura del castello. Le cose cambiano quando nel 1932 il comune lo volle trasformare nel Museo Civico di Catania. Tante trasformazioni per il castello, che ancora oggi è una delle più belle testimonianze del Medioevo siciliano, ma nessuna di loro ha completamente cancellato i segni dell'originale struttura, in particolare i sotterranei, un tempo adibiti a quello spaventoso carcere, come se nel tempo si sia voluto mantenere intatto quel timore che il castello causava al sol pensiero di visitarlo. Le celle erano piccole, buie e infestate da topi. Sui muri di quelle camere della morte sono ancora visibili i graffi, le scritte e i segni dei condannati, i loro ultimi pensieri e ciò che oggi dimostra a noi la loro esistenza. Nell'ultimo secolo, da quando il castello ha custodie personali adibito alla manutenzione della sua bellezza, si sono moltiplicati i casi di fenomeni paranormali all'interno della struttura. Tutti coloro che lavorano lì non hanno alcun dubbio che nel castello vaghino gli spiriti dei prigionieri morti tra le mura e che soprattutto di notte i corridoi e le stanze brulichino di movimenti anomali di oggetti, di sussurri, di lamenti e pianti. Fenomeni di poltergeist sarebbero addirittura all'ordine del giorno. Le porte si chiudono da sole. Le luci si accendono e spengono senza controllo. I dispositivi elettronici mostrano inspiegabili anomalie. Una delle esperienze più agghiaccianti che si possa vivere all'interno del castello è quella di rimanere bloccati all'improvviso, senza riuscire a muovere nemmeno un muscolo, come se delle forze invisibili trattenessero con forza i malcapitati. Tra i racconti degli abitanti della zona si parla anche di avvistamenti di creature umanoidi in giro per i campi e nel cortile tra le mura del castello. C'è chi giura di aver sentito il pianto di una bambina o di aver visto una tomba nel bel mezzo del salone all'ingresso che appare e scompare al sol voltar lo sguardo. Pare anche che in alcune stanze ai piani superiori comparirebbero delle figure eteree,
La più conosciuta è quella di una nube con le sembianze di un bimbo che amerebbe volteggiare sotto la volta più alta del castello. A testimonianza di queste esperienze paranormali ci sarebbero alcune foto dove si distinguerebbero figure femminili, maschili e addirittura animalesche. C'è poi un quadro, stupenda opera artistica, ma che suscita inquietudine man mano che lo si fissa. Si tratta della testa di Ofelia Pazza, risalente al 1865 e dipinta da Michele Rapisardi. L'impressione è che quella donna raffigurata, frutto di abili pennellate e quindi irreale, fissino chi la guarda con sguardo fin troppo reale, quasi a penetrarne i pensieri ed insinuarsi nel suo animo. Nel castello Malaspina si può scoprire la leggenda del fantasma di Bianca Malaspina e del misterioso letto che respira. Il castello Malaspina di Fisdinovo si trova in provincia di Massa Carrara e venne costruito nella seconda metà del XII secolo. La sua bellezza è davvero particolare, la struttura è tipica dei castelli medievali in Toscana. Intorno alla metà del 1300 venne ceduto alla famiglia Malaspina, che oggi è ancora proprietaria e tutto è adibito a museo. Si dice che Dante Alighieri abbia soggiornato in una delle stanze del castello Malaspina durante il suo esilio e anche la marchesa Cristina Pallavicini con la sua stanza del Trabocchetto. Si dice fosse una donna cattiva, perfida e lussuriosa. La leggenda racconta infatti che avesse numerosi amanti di qualunque estrazione sociale e che una volta portati nella sua stanza del castello Malaspina e sfruttati a dovere, li eliminasse facendoli precipitare in una botola per nascondere i suoi misfatti. E la botola è davvero presente ai piedi del letto. Si dice che durante la notte si sentono le grida e i lamenti dei poveri malcapitati. Una delle stanze più suggestive del castello Malaspina è sicuramente la camera da letto di Bianca Malaspina, in cui si può sentire tutta la sua tragica storia. Bianca Malaspina fu una fanciulla vissuta intorno alla metà del XIII secolo. Il suo destino era legato a sposare un signore della stessa classe sociale, ma l'amor non si comanda e la giovane era innamorata dello stagliere del castello. I genitori non erano d'accordo e fecero di tutto per allontanarli. Bianca venne mandata in un convento vicino al castello, ma questo non fermò gli incontri dei due innamorati. Qui la leggenda si divide. C'è chi dice che rimane incinta e chi afferma che si rifiutò di prendere i voti. In ogni caso, Bianca venne rimandata al castello. Bianca diventò lo scandalo sulla bocca di tutti. La famiglia Malaspina, ferita nell'orgoglio, decide di mettere a tacere la questione nel modo più crudele. Il giovane stagliere venne ucciso tra mille tormenti e Bianca viene trascinata nelle segrete del castello e torturata con ferri arroventati e macchine diaboliche che le torcono gli arti. Le viene chiesto di pentirsi. Ma la giovane, allo stremo delle forze, mantiene ferma la sua volontà e non rinnega il suo amore. Accecato dall'odio, il padre la condanna infine alla peggiore delle pene. Alcune guardie la rimettono in piedi e la costringono a camminare per lunghi corridoi fino a una piccola stanza buia. Lì legano la ragazza con una catena e mattone su mattone la murano viva.
Bianca morirà di stenti nel buio dei sotterranei. Da questa tragica vicenda nascono i misteri del castello Malaspina. Visitando il castello si arriva nella camera da letto della fanciulla, dove si sentono e vedono cose molto strane. Avvicinando le orecchie vicino al cuscino si può sentire il leggero battito di un cuore e un respiro affannoso. È una cosa molto molto strana, ognuno la sente a modo suo, avvertendo poi un senso di inquietudine. Un altro fatto inquietante, visibile a tutti, è che sul soffitto della sala del trono si può vedere una macchia di umidità che ha le sembianze di un volto di donna. Fra le tante cose misteriose è che il cellulare non prende non solo dentro il castello, ma in tutto il paese. La giovane castellana ancora oggi non trova riposo nel suo castello, anche se a volte, invece di sentirla piangere, si ode una voce melodiosa che canta, forse in attesa di rivedere suo amato. Miei cari, anche la nostra bella Italia cela molti misteri e le storie di questi due castelli sono inquietanti e molto interessanti. Voi li avete visitati? Vi sono piaciute? Fatemi sapere nei commenti. Spero appunto che il video vi sia piaciuto. Non dimenticate di mettere un like, iscrivervi al canale e cliccate sulla campanellina per ricevere le notifiche dei nuovi video. Vi ringrazio e vi aspetto al prossimo mistero.